Bentornati nella nostra bottega dell'italiano. Oggi usciamo subito all'aperto e incominciamo la nostra chiacchierata niente meno che con un, viaggio, con un volo sopra le nubi. Cominciamo subito così. Beh, insomma, questo signore col suo trabicolo dimostra un bel coraggio certamente a sfidare le altezze in questo modo, perché siamo partiti da lui e dal suo volo nel quale ci ha seppur brevemente coinvolto, perché partiamo proprio dalla parola nube, dalla parola nube. Che cosa significa nube? Vediamolo. Nube dal latino nubes viene dal verbo nubere che vuol dire velare. Coprire. Quindi la nube è un velo, è un velo posto tra noi e la luce del sole ed è in questi termini eh, molto chiaro, no? È, eh, è appariva proprio così a chi diede questo nome inizialmente a questo fenomeno atmosferico. La parola nube e soprattutto il verbo nubere che significa velare, ci porta ad un altro tipo di velo. Vediamolo subito insieme. È il velo della sposa. È il velo della sposa. E anche qui abbiamo una parentela strettissima, è molto interessante, perché questa sposa va a nozze. La parola nozze, lo vediamo nella prossima immagine, deriva appunto dal latino nupzie, che deriva ancora da nubere, che vuol dire eh, eh, da cui il nome nubes, che significa velo: velo della sposa. È curioso, la parola è latina, quindi appartiene alla tradizione latina, alla tradizione pre-cristiana. Ed è interessante constatare come il velo della sposa sia una tradizione antichissima che il cristianesimo ha ereditato dalla Latinità dal mondo pagano e ha fatto proprio. Nel mondo romano antico la sposa veniva velata con un velo dorato, con un velo giallo, a significare fecondità, ricchezza, oro, eccetera. Il cristianesimo l'ha trasformato in un velo bianco per significare purezza e va bene. Comunque è sempre questo aspetto del velo che domina nella parola Nozze come nelle parole nubi e vediamo ancora adesso le derivazioni sempre di questo verbo nubere e di queste nupzie. Nei prossimi cartelli nupzie, da nupzie viene nubilis, che in italiano è nubile, viene pronubus che ha un significato verbo, diverso dall'italiano pronubo e pronuba in, nella nostra lingua non ha un significato particolarmente simpatico così è chi procura i matrimoni mentre nella lingua latina significava testimone di nozze era una cosa un po' divo, diversa per concludere su questa parola nubes così ricca di parentele e di significati abbiamo anche ecco la parola nebbia che proviene dalla parola nube perché nubes Nubula, cioè piccola nube, nebula, nebbia, nebbia. Così, anche qui siamo arrivati. Siamo arrivati a che cosa? Siamo arrivati al fatto che stiamo parlando. Del meteo, stiamo parlando delle condizioni meteorologiche. Ed eccoci allora ad entrare in un altro argomento, anche questo interessante per quello che riguarda l'italiano, la nostra lingua, e lo vediamo subito nel prossimo cartello. Noi vediamo in televisione o leggiamo sui quotidiani o sui settimanali le previsioni meteorologiche. Attenzione! Non meteorologiche, come ci capita molto spesso di dire, perché è un modo più facile meteorologiche, meteorologiche. Questa è, è la forma corretta delle previsioni come quelle che possiamo vedere visualizzate in questa immagine. Ma allora a questo punto. Siccome dobbiamo ficcarcelo in testa, che noi dobbiamo dire meteorologiche e non meteorologiche, analizziamo questa parola e vediamo di capire come nasce la parola meteorologico. Vediamolo nel cartello successivo. Allora, qui c'è da fare un piccolo percorso. Meta in greco significa sopra. Aireo in greco significa io sollevo. Allora, metaireo, sollevo in alto. Meteoron, che è il participio presente, e meteora è ciò che sta in alto. Ciò che sta in alto, quindi meteora. Poi abbiamo logos, che significa pensiero, e logia, che significa studio, ed abbiamo meteora più logia, meteorologia, nella lingua italiana. È una parola... Che si trova nella nostra lingua e che dice studio di ciò che sta in alto. Che cos'è che sta in alto? Tutto ciò che popola l'atmosfera, le nubi, la pioggia, il sole, eccetera, eccetera, studio di ciò che sta in alto e che risale addirittura al secolo XVI, cioè al 500. Quindi, è dal 500 che noi parliamo di meteorologico. Per convincerci ancora di più che questa è la pronuncia giusta, vediamo delle parole eh, eh, composte che derivano da meteorologico. Meteora, corpo celeste, meteorite, meteorologo che è lo studioso di meteorologia, meteoropatia che è una malattia, chi soffre i cambiamenti di tempo e ancora l'abbreviazione. Meteo, che serve per indicare appunto le previsioni meteorologiche. Tutto questo riguarda qualcosa che accade nell'atmosfera. Ecco, noi chiacchierando così del più e del meno passiamo da un vocabolo a un altro e ci soffermiamo con la curiosità, dei curiosi proprio, per chiedere a questi vocaboli di raccontarci la loro storia. Per esempio la parola atmosfera. La parola atmosfera da dove viene? Beh, la parola atmosfera è una parola che è presente non solo nell'italiano, ma in molte lingue europee da alcuni secoli, dal, dal XVII secolo, quindi dal 600. Eccola qua. È la massa d'aria che circonda la Terra. Ed è formata da atmos, che significa sempre in greco vapore, e sfaira, che sempre in greco significa sfera. Quindi l'atmosfera di cui vediamo così una rappresentazione in questa immagine è quella massa gassosa che circonda la Terra, il cui limite alto è definito stratosfera e lo vediamo nell'immagine successiva questo è un termine molto recente che è del 1919 quando si venne a scoprire la costituzione di questi particolari della, di ciò che sta sopra di noi cioè la stratosfera è quello strato di ozono che è al di sopra dell'atmosfera stratosfera è una parola francese composta oggi con termini antichi. Stratum in latino significa strato, sottinteso di ozono e sfere in francese proviene anch'esso dallo sfera greco che significa sfera. E la stratosfera ha anche lei una sua visualizzazione in questa immagine, naturalmente. Stiamo parlando di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di clima, stiamo parlando di tutto ciò che rappresenta le nostre, la nostra situazione climatica. E qui eh, abbiamo una cosa curiosa, la parola clima. Già che stiamo parlando di tutte queste cose, meteorologia, atmosfera, eh, cos'è il clima? Beh, il clima, intanto, un vocabolario ti, ci dice che sono gli elementi meteorologici che determinano lo stato dell'atmosfera in un luogo. Quindi il clima piovoso, secco, eccetera, eccetera, tropicale, equatoriale, è determinato dagli elementi meteorologici che ci sono, eh, come, come appunto dice questa definizione da vocabolario. Ma la cosa curiosa è che l'origine di questa parola non c'entra quasi niente con questo, o c'entra abbastanza poco. Clima, infatti, viene dal latino clima che viene dal greco clima, che viene dal verbo clino che vuol dire inclinare, piegare. Quindi in origine, cioè nella lingua greca originaria, clima era l'inclinazione della terra, cioè in poche parole la curvatura del cielo, quella che noi possiamo constatare come in questa immagine. La curvatura cioè della terra, scusate, non del cielo, la curvatura della terra. Come ultima notazione, uno dei termini che spesso vengono usati è microclima. Cos'è il microclima? Il microclima è il clima di una zona geografica che differisce dal clima delle zone circostanti, cioè una certa valle, un angolo di lago, una città in riva in fiume può avere un microclima che è diverso dal clima generale nel quale questo luogo si trova. Noi lo usiamo anche, e ho messo per ultima questa immagine che è un po' quasi umoristica, lo usiamo anche nella nostra vita privata, cioè qualcuno può dire il mio terrazzo ha un microclima particolare perché è più ombreggiato dei terrazzi dei vicini. E così vediamo come noi utilizziamo anche le parole difficili, complicate, e le parole della scienza per la nostra vita quotidiana.